rassegna stampa di oggi, 24 aprile 2018. Cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo Di Maio dice ok al dialogo con il PD, la Lega non vuole. Martina dice sì a confronto se sono finite le ambiguità. Il mandato a Fico viene accolto dal capo del Movimento 5 Stelle che dà l'addio a Salvini. Ci ho provato, ma non vuole assumersi responsabilità di governo. Il reggente democratico dà segni di disponibilità, ma intorno ai renziani che scaldano i motori. Orfini dice resteremo alternativi al Movimento 5 Stelle. Toronto, furgone sui passanti, almeno 9 morti, arrestato il conducente, un testimone dice colpivo le persone una a una. I testimoni raccontano che ha colpito volontariamente. Ancora, dopo la strage ha estratto una pistola ma non ha sparato. La polizia lo ha subito circondato, anche gli investigatori parlano di un atto deliberato. L'episodio è avvenuto mentre in città si stavano svolgendo i lavori del G7 ministeriali, fra cui quello degli esteri con Angelino Alfano e quello degli interni con Marco Minniti. Secondo le cifre ufficiali delle autorità canadesi, oltre alle 9 vittime ci sono almeno 16 feriti. De Luca, il PD vive come gli ebrei negli anni delle leggi razziali, braccati, umiliati e senza patria. Per lui il Partito Democratico appare come un corpo estraneo nella società italiana, ma non solo, perché il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si spinge oltre nel definire l'attuale fase dei Dem, che con il mandato esplorativo affidato ad Alberto Fico verificheranno una possibile intesa con il Movimento 5 Stelle per costituire un governo. Sicilia finanziaria di 120 articoli per accontentare tutti, soldi ai precari, alle regate eppure ai conigli selvatici. Tempi stretti per l'approvazione della legge con l'esercizio provvisorio in scadenza il 30 aprile. Per evitare di essere impallinata all'Assemblea regionale, quindi la manovra ha visto quadruplicare i suoi articoli. L'obiettivo è accogliere le richieste di più consiglieri possibili in modo da essere approvata più facilmente in aula. Il testo avrebbe dovuto essere incardinato a Sala d'Ercole, ma gli uffici non hanno ancora pronti tutti i documenti. Reddito di base, che cosa è successo in Finlandia? Il test continua, cambiano i requisiti per i sussidi ai disoccupati. La sperimentazione avviata a inizio 2017 va avanti come previsto fino a fine anno. Nel 2019 l'analisi dei risultati, poi si proverà l'Universal Credit in vigore in Gran Bretagna. Intanto il governo ha introdotto alcune condizioni non molto stringenti per i benefit che vanno ai senza lavoro. Chi non le rispetta si vede tagliare il sostegno di qualche decina di euro. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.